Oggi con questo cavolo nero prepariamo le polpette di cavolo nero e patate con cuore filante. Una ricetta facilissima e perfetta per un antipasto, un buffet o anche come piatto Per unico. fare questa ricetta ci serviranno cavolo nero, patate, pan grattato, parmigiano, pepe, sale, uovo, provola e olio. Iniziamo mettendo a bollire le patate e laviamo e puliamo le foglie del cavolo nero e le cuociamo a vapore oppure se preferite sempre in acqua bollente. Puliamo il cavolo nero staccando leggermente dalla costa centrale la parte verde iniziale e tirando con le dita verso il basso. Una volta pulito lo cuociamo a vapore finché risulterà tenero oppure in acqua bollente. Quando il cavolo è cotto lo strizziamo e lo tagliamo con il coltello. Ora mettiamo in una ciotola le patate bollite schiacciate, il cavolo nero tritato, l'uovo, il parmigiano grattugiato, sale, pepe, 2 cucchiai di pan grattato e mescoliamo. Se dovesse risultare troppo morbido il composto, aggiungete altro pan grattato. E adesso formiamo le polpette mettendo all'interno un cubetto di provola. Quando le abbiamo fatte tutte, le passiamo nel pan grattato e le mettiamo in una teglia rivestita di carta da forno. E adesso le mettiamo in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti o in alternativa le potete fare fritte. Prima di infornare ci mettiamo sopra un pochino di olio extravergine d'oliva e poi mettiamo in forno. Ed ecco pronte le nostre polpette col cavolo nero. Assaggiamo. Guardate com'è filante. Buonissima. È tornato Miki da scuola, adesso le faccio assaggiare lui, così vediamo il parere suo. Buone. Non hai ancora neanche mangiato. Ti piacciono? Sì. Mangiatelo anche voi, grazie. I bimbi non li piacciono i cavoletti o qualcosa, non dicetelo, a me non li mangiano. Esatto, non ditegli che ci sono le verdure dentro, diciamo che sono le polpette di Hulk, verdi, le polpette di Hulk, facciamo così. Allora, queste sono le polpette di Hulk. Ciao Ciao! a tutti! Piacciono, eh? Mi fa piacere. Davvero buone, ragazzi!